Revelio. Sembra piuttosto buio lì dentro. Non che questo mi abbia mai fermato. So riconoscere una prova di Merlino quando la vedo. Revelio! Lumos! Revelio!
Revelio! Esiste un posto più accogliente di Hogsmeade? Quando hai eliminato... Oh, ti prego, dimmi che hai scoperto dove vanno le farfalle! Salve, signorina. Allora, com'è andata? Le hai trovate? Mi hanno guidato nella foresta e svelato un tesoro. Oh, ma che meraviglia! I tuoi sforzi sono stati ricompensati. Ah, forse un giorno riuscirò a convincermi a entrare nella foresta. Per ora, già mi rende felice sapere che al suo interno c'è qualcosa di gradevole da ammirare. Un'altra avventura ti aspetta, eh? Sono riapparse le chiavi di Dedalo. Non sono meravigliose? Va tutto bene? Sì. Scusa, è che... io sono Nelly, a proposito. Sono euforica perché sono riapparse le chiavi di Dedalo. Le chiavi di chi? Le chiavi di Dedalo. Le avrai di certo viste svolazzare in giro. Si dice che una vecchia preside, la professoressa Moll, le abbia incantate anni fa per proteggere il contenuto di alcuni armadietti. Il professor Black non le ha mai disincantate e ora, ogni pochi anni, le chiavi ricompaiono. Prova a prenderne una. E perché mai dovrei farlo? Ogni chiave ti condurrà a un armadietto chiuso da qualche parte nel castello. Se riesci a inserire la chiave nell'armadietto giusto, impresa non facile, potresti trovare una ricompensa. Perché la preside avrebbe evocato delle chiavi volanti? Stando a ciò che ho sentito, pare che volesse tenere Pix lontano da qualcosa, ma non so se sia vero. È un poltergeist. Pensavo potessero andare ovunque. Sicuramente anche tu cercherai di completare la sfida, no? Ah, ci ho provato, ma non riesco ad andare oltre il primo armadietto. Magari a te andrà meglio. Vorrei tanto sapere cosa contengono gli altri armadietti. Potrei fare un tentativo? Sì, dai!
A proposito, ho sentito una delle chiavi nella torre di astronomia. Tieni le orecchie aperte. Prova a seguire almeno qualche chiave. E se riesci ad aprire quegli armadietti, fammi sapere se contengono qualcosa. Revelio! 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 Speravo proprio di vederti. È tornato! Finalmente. Il ministro Spavin parla molto e non ascolta mai. Blaterava di draghi corrotti. Impossibile dirgli qualcosa sui goblin. A proposito... Ascolti, professore, sono successe tante cose mentre non c'era. Il ritratto di Eldritch Diggory nella sala comune mi ha raccontato della pronipote, Helen. La sua pronipote? Sì, era un Auror, lo sapeva. Beh, mi ha portato ad Azkaban a incontrare Entis. Hai visitato Azkaban? Un'esperienza incredibile. Il fatto è che Anne aveva conosciuto Richard Cornacchia prima che lui morisse e io dovevo trovare il suo fantasma. Chi diamine è Richard Cornacchia? Studiava qui molto tempo fa. Comunque, mi ha detto di una caverna segreta. L'ho raggiunta e proprio di fianco al suo scheletro ho trovato le pagine mancanti. Hai trovato le pagine? Sì. E visto che Cornacchia aveva seguito la mappa contenuta nelle pagine, trovandole ho trovato anche il luogo indicato sulla mappa. Sembra incredibile, ma è una stanza sotto Hogwarts. Perché non mi sorprende? Allora andiamo? Speravo che lo dicesse. Ah, dobbiamo portare con noi il libro. A proposito, la stanza si chiama Sala delle Mappe. Un ritratto di Percival Rackham ci attende lì. Il professor Rackham. Non vedo l'ora di incontrarlo. Come ha fatto questo Cornacchia a mettere le mani sulle pagine del libro? Chiaramente Pix le ha rubate e Cornacchia le ha rubate a lui. Ah, Pix. Pensare che è sempre stata qui sotto. Promette davvero bene.
Una mappa. Qui c'è Hogsmeade e qui invece c'è la foresta proibita. Poi, ovviamente, Hogwarts. È magnifico. Se solo tu potessi vederlo. Salve, professor Rackham. Come richiesto, abbiamo posizionato il libro sul piedistallo. E questo è il mio mentore, il professor Fig. Come sta, professor Fig? E ora capisci, mio giovane amico, perché dovevi tornare con il libro? Sì, e capisco anche perché chiamate questa stanza la sala delle mappe. Il fatto che tu sia arrivato fin qui mi dice che possiedi un'abilità magica straordinaria, il cui potere e potenziale sbocceranno se te ne dimostrerai all'altezza. La sede di ciascuna delle quattro prove apparirà sulla mappa a tempo debito. Sono prove che valuteranno le tue capacità e ti daranno preziose conoscenze. Prove che dovrai completare da solo. Rammenti il ricordo del pensatoio visto nella camera blindata alla Gringot? C'era lei con il suo amico Charles. Parlavate della passaporta e di alcune prove create per qualcuno in grado di vedere tracce di magia antica. Precisamente. Charles è un altro dei custodi. Secoli fa ci siamo dati questo nome, assumendo l'impegno di tenere nascosto questo sapere fino a oggi, forse. Allora, il passaggio dalle rovine alla Gringot, la camera blindata, il reparto proibito, questa stanza, niente di tutto ciò era una prova. Erano una parte importante del percorso, ma non vere e proprie prove. D'altro canto, il fatto che tu sia arrivato fin qui lascia ben sperare. Le prove sono state progettate per far sì che il sapere che abbiamo tenuto segreto per così tanto tempo non cadesse nelle mani sbagliate. Metteranno alla prova le tue abilità, sia innate sia apprese. Non solo, da tutto ciò che vedrai nel corso delle prove dipenderà l'uso che deciderai di fare di quello che condividiamo con te. Dovrai armarti di pazienza. Le prove hanno molto da insegnarti, ci vorrà tempo. Il tempo è un lusso che non possiamo concederci. Abbiamo aspettato tanto, professor Fig. Sicuramente qualche altro... Con il dovuto rispetto, signore, pur non essendo al corrente del segreto che custodisce, abbiamo visto tracce di una potente magia oscura in mano ai goblin. E mentre uscivamo dalla sua camera blindata alla Gringot, abbiamo incontrato un goblin insolitamente potente capace di tale magia. Potrebbe già essere troppo tardi. È davvero una notizia terribile. Ti fidi del professor Fig, mio giovane amico? Certo. Allora, alla luce della tua considerevole abilità e di tutto quello che hai già portato a termine, inizieremo. Il punto in cui si svolgerà la prima prova è segnato sulla mappa sotto di te. Il professor Fig ti aiuterà a trovare le sedi delle prove. Ma soltanto una persona con le tue capacità può completarle. Diamo un'occhiata. Riconosco quella torre, non è lontana. L'avrai vista anche tu? In effetti non mi è nuova. Forse il suo giovane amico ha viaggiato più di quanto lei non pensi. Come tuo mentore, il minimo che possa fare è accertarmi che non sia pericoloso. Raggiungimi appena puoi. Lei ha detto di conoscere quella torre. Cosa può dirmi al riguardo? Non molto, temo. Ci sono passato davanti decine di volte e a nord di Hogsmeade. Se ben ricordo, ha l'aria di essere disabitata. È ovvio, tuttavia, che nasconde molto più di quanto sembri. La raggiungerò alla torre il prima possibile. A presto, allora.
Fa attenzione e non dire a nessuno dove stai andando. Sia ora di insegnarti Glacius, l'incantesimo congelatore. È un metodo efficiente per gestire con freddezza le situazioni più accese. E prima però dovrai portare a termine alcuni incarichi. Dopodiché vieni a trovarmi. Chiave di Dedalo. Chissà dove potrebbe condurmi. Revelio! Revelio! Ecco l'armadietto. Ora come ci infilo questa chiave? Vecchia moneta. Forse Nelly sa cosa significa. Revelio!
Ciao, Nelly. Sono riuscito ad aprire una delle serrature. Fantastico! E cosa conteneva l'armadietto? Una specie di strano gettone. Ha il simbolo di una casa. Scommetto che serve ad aprire i forzieri della casa. Io li chiamo così. Ho già individuato quello di Grifondoro e ho sentito che anche nelle altre sale comuni ce n'è uno. Tieni gli occhi aperti. Spero che continuerai. La ricompensa di un lavoro così difficile deve essere sicuramente proporzionale. Devo arrivare alla fine e trovare il forziere della casa di Tasso Rosso. Questo deve essere il mio forziere della casa. Devo solo inserire il gettone. Pare che debba trovare più gettoni della casa se voglio aprirlo. Direi una bella quantità. Deve essere stato abbandonato molto tempo fa. Revelio! Vingardium Leviosa! Revelio! Lumos! Revelio!
Vediamo quale trucchetto hai escogitato questa volta, Merlino. Revelio! 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 No, giuro che non ti farò perdere tempo. E grazie per questa opportunità. Revelio! Davvero? Allora, cos'è che hai trovato? È perché uno... si muove? Cosa? Io? Il tuo sacco si contorce! Cosa hai trovato? Non no, è uno...
Revelio! Vedi se c'è qualcosa che ti serve. È stato un piacere. Revelio! Hogsmeade, sto arrivando. Revelio!
so cosa significa. Una prova di Merlino. Revelio! Confringo! Revelio! Confringo! Revelio! Confringo! Queste prove di Merlino non avranno la meglio su di me. Revelio! Revelio! Revelio!
sempre. Rebellion! È un piacere vedere un viso familiare. Da un'occhiata a quello che ho. Che ne dici? È bello trovare proprio quello che si stava cercando, no? È un piacere fare affari con te. Fammi sapere se posso fare altro per aiutarti. Revelio! Thank you.
Davvero eccellente.